Buongiorno, ben ritrovati. Continuiamo il nostro studio delle forze. Oggi ci occupiamo di una forza molto pervasiva, diffusissima in tutti i fenomeni con cui abbiamo a che fare, la forza d'attrito. Ok? Qual è la principale caratteristica di questo tipo? L'attrito in realtà sono un'ampia classe di forze dovute a azioni diverse. La forza d'attrito ha la principale caratteristica di ostacolare il moto. Normalmente è una forza che si oppone al moto. Possiamo distinguere molto grossolanamente due grandi classi. La forza d'attrito radente si verifica quando ho un moto di una superficie su un'altra, quindi superfici a contatto. Faccio l'esempio, se io adesso prendo, ne so, spingo il tavolo verso la porta, il tavolo non si muove. Perché? Perché alla mia forza motrice, che tenta di spostare il tavolo, si oppone una forza d'attrito legata al fatto che la base delle gambe del tavolo appoggia sulla superficie del pavimento e tra queste c'è un attrito dovuto allo sfregamento o all'interazione delle due superfici una sopra l'altra. Ok? Quando questo processo, che comporta lo scivolamento di una superficie su un'altra, che è due a contatto, parlo di attrito radente. Ok? Invece se prendiamo un pezzo di un foglio di carta senza arrotolarlo e lo lascio cadere in aria, il moto del foglio è frenato, è più lento rispetto a quello che avrei se lo arrotolassi, perché agisce un altro tipo di attrito che insorge, che si verifica quando mi muovo, che un oggetto si muove dentro a un fluido, in questo caso l'aria, che è quello che salva i paracadutisti. L'attrito di questo tipo è quello che gli impedisce di spiaccicarsi al suolo. Grazie all'attrito con l'aria, un paracadutista riesce a arrivare al suolo tutto sommato, se un po' di fortuna, un po' di abilità, incolume. In quel caso parlo di attrito viscoso. Se ho un moto in un fluido. Ok? Focalizziamoci per adesso sull'attrito radente. Immaginate questo è il pavimento della stanza, più o meno. E che ne so, una cassa, una scatola, un armadio, qualsiasi cosa appoggiato, pardon, sul pavimento. Okay. Se io provo a spingere questo oggetto con una forza applicata F, non è detto che io riesca a muovere la cassa. Cioè, la forza motrice, questa F la chiamiamo forza motrice, in assenza di attrito farebbe spostare la cassa verso destra, ok? Ma a causa del fenomeno dell'attrito, a questa forza si oppone una forza opposta. Questa è la forza d'attrito, d'attrito radente, che
chiamiamola FA, in modo tale che la presenza dell'attrito fa sì che la forza risultante, che è la combinazione di la forza motrice applicata F più la forza d'attrito, sia zero se, attenzione, F non è sufficientemente intensa. Se F è piccolina, poi vediamo cosa significa piccolina, l'oggetto non si muove. D'accordo? Quindi in realtà la forza d'attrito è una forza subdola. Perché? Perché ha un valore che si manifesta con l'assenza di moto in questo caso, perché se non ci fosse attrito e io applicassi la forza F, l'oggetto dovrebbe muoversi, secondo il principio della dinamica. Se l'oggetto non si muove, significa che la risultante delle forze applicate è zero. Quindi, se io applico F, ripeto, e l'oggetto non si muove, a posteriori dico, beh, allora F non è l'unica forza applicata, ce n'è un'altra. Qual è? Almeno quella di attrito. Ok? Se però F è sufficientemente intensa, l'attrito non è più in grado di tenere fermo il blocco, questo si muove con una differenza che sarà, con una forza risultante che sarà la differenza tra la forza applicata e il massimo valore che l'attrito può presentare per ostacolare il moto. Non so se mi sono spiegato. Quindi l'attrito dipende un pochino, anzi dipende parecchio, da quanta forza io applico. Se la mia forza è sotto un certo valore di soglia, non si muove, l'oggetto non si muove, quindi l'attrito bilancia esattamente quello che io applico. Se la forza applicata supera un certo valore critico, allora l'attrito non è sufficiente a tenere fermo l'oggetto e l'oggetto si muove, si mette in moto. Ok? Quindi in realtà la forza d'attrito funziona in questo modo un po' strano. La forza d'attrito presenta un valore massimo. E questo valore è dato da un coefficiente che prende il nome di coefficiente d'attrito per quella che si chiama forza premente. Mi spiego meglio. Oltre alla forza con cui io cerco di spingere la nostra cassa, è presente anche un'altra forza, la disegno in verde, che è la forza peso. Ed è la forza peso che preme sulla superficie. Quindi le due superfici che sono a contatto, quella della cassa e quella del pavimento, sono schiacciate l'una sull'altra dalla, in questo caso, forza peso. Poi il pavimento reagisce con una forza, fatemela disegnare in, che cosa? In viola, con una forza uguale al contrario al peso, che è la forza di reazione vincolare, chiamiamola forza normale N. Ok? Di fatto l'intensità massima che l'attrito oppone al moto è proporzionale, tramite questo coefficiente, che per un attimo vediamo cos'è, alla forza con cui le superfici sono schiacciate o premute l'una sull'altra. Questo possiamo chiamarla FP. Che nel caso della cassa appoggiata sul pavimento è il peso, oppure se preferite la reazione vincolare N, che sono della stessa intensità. In altre situazioni la forza premente potrebbe essere diversa. Per un attimo vediamo il perché.
Questo parametro, questo, prende il nome di coefficiente di attrito. Ed è un numero puro perché? Perché è un rapporto tra forze. La forza d'attrito è mi volte la forza premente. Quindi mi posso esprimerlo come rapporto tra forza d'attrito massimo diviso forza premente. Essendo un rapporto tra forze, newton diviso newton va via, mi è un numero puro. È un numero che è adimensionale, non ha unità di misura. Ok? Da dove nasce questa forza? Beh, se io andassi a... fatemi rifare il disegno qua sotto magari. Rivediamo il disegno di prima. Se andiamo a zoomare la zona tra le due superfici, vedo che per quanto siano, possono sembrare lisce, se vado a livello microscopico, presentano comunque delle rugosità. Questa è la cassa, questo è il pavimento. Queste rugosità creano delle micro saldature tra il materiale che forma la cassa e il materiale che forma il pavimento. Quindi si creano delle forze di adesione locali su zone piccole, ma forze abbastanza intense. Per spezzare queste forze, per spezzare questi vincoli, questi legami, è necessario che la forza applicata, okay, superi un valore legato a questo fenomeno di microsaldatura, che è tanto più intenso quanto più la rugosità è pronunciata. Quindi se qui metto un lubrificante, qualcosa che stacca le due superfici e che rende facile scivolare una superficie sull'altra, l'attrito si riduce di molto. Ecco perché, per esempio, una strada ghiacciata o bagnata presenta meno attrito quando le auto la percorrono rispetto a una strada asciutta e con l'asfalto in buone condizioni. Ok? C'è un'altra particolarità che merita chiarire sull'attrito. Sempre considerando la forza di attrito radente, se vi è mai capitato di muovere in casa un mobile pesante, vi sarete accorti che se comincio a spingere il mobile da fermo, la forza richiesta è più intensa di quello che mi serve per mantenerlo in moto una volta che questo si muove. Perché? Perché quando il corpo è fermo, le microsaldature si formano più intense, sono più intense e più estese. Se invece il corpo è in moto, le saldature che si formano sono più deboli e temporanee. Questo fa sì che l'attrito radente si presenta in due forme. Una che si chiama statica, attrito statico, che è quello che si verifica quando cerco di spostare un corpo inizialmente fermo. Cioè le due superfici a contatto non sono in moto relativo l'una rispetto all'altra. E in questo caso ho la stessa legge di prima, ma il coefficiente prende una S. Mi S è il coefficiente di attrito statico. Oppure nel caso dinamico, cioè quando le due superfici stanno scivolando l'una sull'altra. In quel caso ho un coefficiente di attrito dinamico. Dato che vale la stessa legge di prima, cioè la forza d'attrito è mi volte la forza premente, in generale
il coefficiente di attrito statico è più intenso di quello di attrito dinamico. Cioè mantenere un oggetto in moto è più facile che non metterlo in moto da fermo. Parlo di attrito dinamico quando ho applicato la forza motrice alla cassa, l'ho messa in moto, ma per mantenerla in moto, okay, devo superare comunque una forma di attrito. La forma di attrito che si oppone al moto quando l'oggetto è già in movimento si chiama forza di attrito radente dinamico ed è una forza meno intensa in generale di quella dell'attrito statico. Ok? Attenzione al ruolo che gioca la forza premente. Nel caso della cassa appoggiata sul pavimento, la forza premente è il peso, oppure se preferite la forza di reazione vincolare, perché è la forza che agisce perpendicolarmente alla superficie. Non è detto che sia sempre così. Allora, vediamo un esempio. Se per esempio io prendo un foglio di carta e lo appoggio al muro, se non ci fosse attrito il pezzo di carta si vuole rivedere per terra, oppure un libro, o qualcosa di semplice. Se io premo perpendicolarmente al muro sul foglio di carta, il foglio di carta non scivola verso il basso. Perché? Perché c'è una forza di attrito statico che si oppone al moto dell'oggetto, che punta verso l'alto. Qui in questo caso la forza premente è la forza del mio dito che schiaccia il foglio sul muro. Se questa cala di intensità sotto una certa soglia, l'attrito vince, il peso vince l'attrito e quindi riesce a far cadere il foglio. Quindi riesco a tenerlo fermo solo se premo con intensità sufficiente. Ma in questo caso la forza premente non ha niente a che fare con il peso, è un'altra cosa. Ok? Fatemelo illustrare su un disegno. Immaginate di avere, qui c'è il muro, qui c'è il libro. Se io agisco con una forza sul libro diretta verso il muro, la forza F, allora la reazione vincolare del muro che impedisce di essere attraversato dal libro, N, bilancia F. Tuttavia, il peso, no, fatemi disegnare in viola, ecco, è diretto verso il basso, e in assenza di attrito farebbe scivolare il libro verso il basso, ma a questo si oppone la forza di attrito, in questo caso diretta verso l'alto. Qui la forza di attrito massima che incontra il nostro libro vale il coefficiente di attrito statico per la forza premente, che in questo caso è la reazione vincolare N, o la forza applicata F. Ok? Quindi che ha il valore di F, perché le due forze orizzontalmente si bilanciano. Quindi se io premo con intensità non sufficientemente alta, la forza d'attrito, che ha questo valore al massimo, potrebbe non essere sufficiente a bilanciare il peso, e quindi il corpo scivola verso il basso. Mentre il corpo non scivola se F è sufficiente a far sì che la forza d'attrito bilanci il peso. Ok?
supponiamo che il libro abbia una massa di, che ne so, 500 grammi, mezzo chilogrammo. Quindi il suo peso P vale mezzo chilogrammo per 9,88, 4,9 newton, circa, diciamo 5 newton, dai, per fare conto tondo. Se io premo sul libro con la forza F e il libro sta fermo, ne deduco che se la forza risultante quindi è nulla, il libro in equilibrio, ne deduco che la forza d'attrito è sufficiente a bilanciare il peso. Ok? Se poi riduco la forza con cui premo il libro sul tavolo, sul muro, nel momento in cui il libro comincia a scivolare, lì la forza peso e la forza d'attrito non si bilanciano più, e il valore critico oltre il quale, al di sotto del quale, meglio, la forza con cui schiaccio il libro sul muro non permette più al libro di essere in equilibrio, soddisfa questa relazione, da cui posso calcolarmi, per esempio, il valore del coefficiente d'attrito statico. D'accordo? Cioè, se applico la relazione vista prima all'equilibrio del nostro sistema. Qui ho il coefficiente di attrito statico per la relazione vincolare, che è uguale al peso, e quindi il coefficiente di attrito posso esprimerlo come rapporto tra il peso diviso la relazione vincolare del muro, oppure, se preferite, la forza applicata. Posto che F sia la forza minima che consente al libro di stare in equilibrio. Ok? Chiaro? Vediamo ancora questo punto. Vediamo, per esempio, che ne so, immaginate una cassa che ha una massa di, che ne so, 10 kg. Ok? E tra la superficie della cassa e il pavimento c'è un attrito quantificabile con coefficiente di attrito statico di 0,7. Prendo un numero ragionevole. Qual è, se voglio muovere la cassa, qual è la forza da applicare in modo tale che la cassa si muova? Qual è la forza minima? Allora, la forza minima da applicare, F, è quella che bilancia l'attrito massimo, cioè mi volte, in questo caso la forza premente è il peso della cassa. Quindi per 10 kg per 9,81 metri al secondo quadrato, e viene circa, vediamo se, circa 68,7 newton. Se applico una forza più piccola, non riesco a muovere la cassa. Se applico una forza più grande, quindi questo è il minimo, per mettere
in moto la cassa. Se la forza applicata, facciamo un numero tondo, sia 100 newton, allora nelle stesse condizioni ho la forza applicata F di 100 newton diretta in questo verso, per esempio. La forza massima di attrito diretta nel verso opposto, che vale a 68,7, e quindi la forza risultante vale F meno la forza di attrito. Quindi 100 newton meno 68,7 newton. Ok? Questo all'inizio del moto. Dopo che l'oggetto si è messo in moto, quindi nell'istante successivo a che riesco a metterlo in moto, la forza da mettere al posto della forza d'attrito per calcolare la risultante, quindi l'accelerazione dell'oggetto, non è più quella di attrito statico, ma è la forza che utilizza il coefficiente di attrito dinamico, perché il corpo è in movimento. Quindi in realtà l'attrito che incontro quando la cassa si sta muovendo è più piccolo, per cui la forza ha un effetto maggiore. Ok? Quindi qui, ripeto, abbiamo 100 meno 68,7, sono 31,3 newton, e quindi l'accelerazione con cui si muove il nostro oggetto è la forza risultante diviso la massa, che era di 10 kg, se non ricordo male, sì, e quindi viene 3,13 metri al secondo quadrato. Ok? In assenza di attrito, applicando 100 newton a un oggetto di 10 kg, l'accelerazione sarebbe stata di 10 metri al secondo quadrato. Tutto chiaro? Concludiamo con quest'ultima considerazione. Immaginate, anziché un piano orizzontale, un piano inclinato. Su un piano inclinato di inclinazione alfa, rimetto di nuovo la nostra cassa di massa M. Su questa agiscono diverse forze, c'è la forza peso, la reazione vincolare, e la forza d'attrito. Disegno la forza d'attrito, attenzione, nel verso che sale lungo il piano inclinato, perché immaginando di appoggiare il corpo inizialmente fermo, se non ci fosse l'attrito, il blocco, questo mattone scivolerebbe verso il basso. Ok, quindi ne deduco che la forza d'attrito è diretta verso l'alto. Se invece io prendo questo blocco, gli do un calcio, lo spingo verso l'alto, la forza d'attrito è diretta verso il basso, perché si oppone sempre al moto. Ok? Ci siamo? Ora, che succede se l'angolo alfa non è sufficientemente grande? Beh, la forza che muoverebbe il blocco lungo il piano inclinato è la parte del peso parallela al piano, cioè P per
il seno dell'angolo alfa. Mentre N, la relazione vincolare, che bilancia la parte del peso perpendicolare, vale P perpendicolare, cioè P cosen alfa. Qui immaginate di scomporre il peso in due componenti, qui c'è P perpendicolare e questo è P parallelo. Se non ci fosse attrito, la parte del peso parallelo al piano fa scendere il blocco sul piano inclinato. Tuttavia, è abbastanza facile sperimentare il fatto che se io prendo un oggetto, lo metto sul tavolo e inclino il tavolo di poco, l'oggetto non si muove. Perché? Perché l'attrito è sufficiente a tenerlo fermo. Ok? Cioè la forza d'attrito bilancia P parallelo, fino a che l'inclinazione non raggiunge un valore massimo. Oltre una certa inclinazione, l'oggetto comincia a scivolare. Quindi chiamiamo alfa m o alfa massimo l'angolo nel quale il blocco scivola. Per questo valore dell'angolo alfa, la forza d'attrito viene bilanciata dalla parte del peso parallela al piano. Cioè la parte del peso che metterebbe in moto l'oggetto raggiunge il valore massimo della forza d'attrito. Ma la forza d'attrito vale mi volte n. E n è P perpendicolare. Quindi il coefficiente d'attrito, in realtà attrito statico, per mg coseno di alfa vale mg seno di alfa, alfa m in questo caso, alfa massimo. Vedete che i due mg sono semplificabili, quindi abbiamo mi che è uguale a sen alfa m diviso cosen alfa m, o diviso per cosen alfa. E quindi il coefficiente d'attrito vale la tangente goniometrica dell'angolo massimo oltre il quale c'è scivolamento e al di sotto del quale non c'è scivolamento. In questo modo ho una tecnica in cui riesco, ad esempio, a misurare il coefficiente d'attrito statico. Prendo un piano inclinato, lo inclino sempre di più fino a che il corpo, non vedo che il corpo comincia a scivolare. L'angolo al quale inizia lo scivolamento è quello che mi dà la misura del coefficiente di attrito, in questo caso l'attrito statico. E per esempio, adesso immaginate che il nostro corpo comincia a scivolare a un angolo di 20 gradi, allora il coefficiente di attrito vale la tangente di 20 gradi, che è circa 0,36, quello è il coefficiente d'attrito statico. Ok? Tutto chiaro? Molto bene. Facciamo anche quest'altro esempio. Immaginate sempre un oggetto su un piano inclinato che ha una certa massa m, diciamo 10 kg, ma in realtà è rilevante. L'angolo di inclinazione alfa è di, non so, 30 gradi. Il coefficiente d'attrito statico vale 0,2. Supponiamo che il coefficiente di attrito statico e dinamico siano la stessa cosa per adesso, per fare le cose più semplici. Qual è la
l'accelerazione con la quale il blocco scende o si mette in moto sul piano inclinato. Allora, qui abbiamo la forza peso, la reazione vincolare, non mi ricordo più che colore avevo fatto, mi pare in blu, N, e la forza d'attrito massimo FA. La forza risultante è la somma di queste tre forze, peso più reazione vincolare più forza d'attrito. Ok? Allora, scomponiamo lungo l'asse parallelo al piano inclinato e perpendicolare, quindi perpendicolarmente al piano inclinato abbiamo N che punta verso l'alto, mentre il peso P perpendicolare punta all'interno del piano inclinato, questi due si bilanciano perché non c'è moto perpendicolarmente al piano. Quindi N vale P perpendicolare, cioè P per il coseno dell'inclinazione alfa. Parallelamente al piano, immaginiamo che il verso positivo sia quello verso il basso, quello dove si muoverebbe se non ci fosse attrito, allora la forza risultante, che è la massa per l'accelerazione, vale la componente del peso parallela al piano meno la forza d'attrito, cioè mg sen alfa meno il coefficiente d'attrito per N, che è mg coseno di alfa. La forza d'attrito, vi ricordo, è uguale a mi per la reazione vincolare N, oppure in questo caso P perpendicolare, sono identiche, abbiamo appena visto. Quindi MA vale mg sen alfa meno mi mg coseno alfa. Qui le m posso semplificarle, divido per m dappertutto, per cui l'accelerazione A vale g sen alfa meno mi g coseno alfa. Attenzione, questo vale se l'attrito non è sufficiente a tenere fermo l'oggetto. Perché se questo termine venisse negativo, vorrebbe dire che l'attrito spinge il corpo verso l'alto, cosa che ovviamente è priva di senso. Ok? Posto che questa differenza sia positiva, questa dà l'accelerazione. Se invece l'attrito è sufficientemente intenso da bilanciare la parte del peso parallela al piano, il corpo non si muove, non è che va nel verso opposto. Questo è un altro aspetto subdolo dell'attrito. La lezione è messa per finire, mi fermo qui, continueremo a discutere la volta prossima. Okay?